Uffa! Sei sempre il solito disordinato, la smetti di lasciare le cose per terra. Ogni volta io passo e trovo qualcosa per terra. E devi smetterla, perché io mi sono stufata di raccogliere le tue cose per terra. Ehi, aspetta un attimo, sarò anche una persona disordinata, ma non sono così pazzo da lasciare un foglio gigante per terra. Perché dovrei, scusa? E allora che cos'è? L'ho trovato davanti al portale. Aspetta, davanti al portale? Sì. E allora come faccio a essere stato io? Magari sarà volato dalla casa dei nostri amici o dalla casa del clown, del laboratorio della spia, insomma. Un calendario? Perché un calendario dovrebbe essere volato da casa dei nostri amici se neanche sanno che giorno è oggi? Io questo non lo so, ma continuo a non capire perché ti stai arrabbiando con me. Io sono qui nella mia postazione e questo foglio era al portale. Cosa vuoi da me? Mattia, non è che sono arrabbiata con te, è che ogni volta che trovo qualcosa per terra penso che sia colpa tua. Per questo ogni volta te lo vengo a dire. Comunque, questo è un calendario molto strano e sai perché? Devo essere sincero, io non lo so e neanche mi interessa. Se ci hai fatto caso, ero al computer e tu mi stai parlando di un calendario su un foglio. Secondo te, quanto me ne può fregare? E se ti dico che il 15,5 aprile è il compleanno di Corin, tu cosa mi dici? Che cosa? Fammi vedere. No, è finto, tranquilla. Matti, stai scherzando? C'è anche la sua firma e c'è scritto compleanno. Questo significa che oggi è il compleanno di Corin e noi non le abbiamo nemmeno fatto un regalo. Oh oh, e lei si arrabbia tantissimo quando non le facciamo dei regali. Eh già, e poi non gliel'abbiamo mai fatto. E in più sotto ha scritto mi aspetto un bel regalo. Quindi significa che ce l'ha scritto per farci ricordare che era il suo compleanno, perché ogni volta non gli facciamo i regali. Oh no. Vabbè, torno al computer, ciao. No. Dobbiamo cercare un regalo per Cori, perché se no se arriva qua e non ce l'abbiamo, sai che facciamo una brutta fine. Ok. Mi è venuta un'idea. Hai pensato a cosa regalarle? Assolutamente sì. Ok, cosa? Una cosa che la farà divertire tantissimo. Ok. Gli regaleremo l'animale più divertente del mondo, Willy, il nostro gattino. Matti, non possiamo regalare Willy a Cori. Prima di tutto perché ha già un cane e sai che cane e gatto non vanno d'accordo. E poi perché secondo me gli darebbe da mangiare solo il ketchup e gli farebbe male. Ok, vabbè, io ci ho provato. Matti, ho un'idea. Io so che se penso come Cori mi verrà in mente sicuramente qualcosa da regalarle. Guarda un po'. Ecco qua, ecco qua. Ok, allora. Ehi, è venuto in mente qualcosa? No, sinceramente ho il sangue al cervello, non riesco a pensare. E adesso? No. E ora? Ah, sì! Potremmo regalarle una scorta di ketchup decennale che dura 10 anni. Ma che dici? Dai, sarebbe un regalo troppo banale. Vabbè, senti, vado a fare una piccola ricerca al computer, torno subito. Cosa regalare a una strega perfida? Ecco qui. Un calderone, un gioiello, un altro gioiello, delle pozioni magiche e tante maschere e vestiti neri. Matti. Sì, Ninna? Mi è appena venuto in mente una cosa. Hai presente che io e Cori siamo sorelle gemelle, no? Da quanto dice lei. Ecco, se lo fossimo davvero, allora lei non sarebbe nata il 15,5 aprile, ma sarebbe nata il 12 novembre. E allora perché ci ha inviato un calendario con su scritto sopra che oggi è il suo compleanno, anche se non è il suo compleanno? Hai ragione! Dobbiamo investigare allora. È il momento di fare delle ricerche, non per farle un regalo, ma per capire perché ci sta ingannando. Allora, vediamo un pochino. Cori, capelli bianchi, naso lungo. Nulla di così tanto interessante. Aspetta un attimo, qui c'è anche il nuovo ragazzo di Cori. Vabbè, non fa niente. Sì, oggi è il mio giorno speciale, sì. Oh, che cosa? Cosa sta succedendo? Non ci posso credere. È arrivata Cori! E perché ti stai nascondendo se è arrivata Cori? Che cosa ha fatto ora? Hai trovato qualcosa di brutto, tipo che ha ucciso tutti i ketchup? No, molto peggio. Lei è arrivata, ma noi non le abbiamo ancora fatto un regalo. Ninna, Matti, lo so che mi stavate aspettando. Ehi, vi siete nascosti per farmi una festa a sorpresa? Oddio, Matti, hai ragione.
ragione, fammi spazio, dobbiamo nasconderci, chissà quanto si arrabbierà. Ehi, 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 non mi schiacciare, e dai! Sì, hanno ricevuto la mia lettera, quindi sicuramente mi staranno facendo una sorpresa. Ehi, dove siete? Sta arrivando! Ok, possiamo rimanere qua tutta la settimana oppure decidere di scappare dalla finestra dal sesto piano. Ecco, direi che non ha senso la seconda opzione, ma in realtà neanche la prima. Mi stai schiacciando! Ai. Ok, scusa, calmati. Dobbiamo affrontare Cori. Dai, non sarà così cattiva. Anzi, ho un'idea. Questa cosa mi preoccupa sempre di più. Ehi, Willy, hai visto Nina e Matti? L'hai visti? No, non l'ha visti. Nina, Matti! Eccomi! Ma dove sono? Uffa! Vabbè, li vado ad aspettare in cucina, sicuramente arriveranno. Allora, tu vai ad intrattenerla, io vado a cercare un regalo e ci vediamo qua tra più o meno un'ora e mezza. Arrivo, eh! Aspetta, che cosa hai detto? Un'ora e mezza? Chissà dove sono Nina e Matti. Spero non se ne siano andati perché non mi hanno fatto il regalo, sarebbe una brutta cosa. Ciao Cori, tantissimi auguri! Ciao Matti, grazie, non ti abbraccio perché io non do gli abbracci, però grazie mille, allora, dov'è? Davvero tantissimi auguri, ti voglio bene, sei la sorella di Ninna migliore del mondo, sì. Dov'è cosa? Dov'è il mio regalo, ovviamente, dov'è? Ah, il regalo, certo, ovvio, stai pensando solo a quello. Ecco, beh, il regalo è molto molto speciale, quindi devi attendere, fidati, la sorpresa sarà bellissima. Speriamo che sia così bella come dici tu. Allora, che facciamo per il mio compleanno, eh? Facciamo qualcosa? E saltiamo sui tavoli, eh? Ehi, scendi subito da quel tavolo. Che cosa stai facendo? Uffa! Ma poi, scusami un attimo, sbaglio, quelli sono i pantaloni di Ninna? Li ho comprati l'altra notte nella cabina armadio di Ninna. Tu hai rubato i pantaloni a tua sorella. Vabbè, ora che ci penso è una cosa tipica delle sorelle. Però vabbè, dai, è il tuo compleanno in fondo. E quando arriverebbe? Partitina Ninna e Matti Challenge? Dai, io scelgo Matti. Sì, ma quando arriva? Cosa? Il regalo, Matti, sto aspettando quello. Ah, giusto, il regalo. Beh, sì, intanto scegli un personaggio, dai. Ok. Prendo la professoressa falsacchiotta. Però io in realtà non voglio giocare, Matti, voglio il mio regalo. Ma avevi appena scelto il tuo personaggio. Ok, avete idea? Uffa, va bene. Quindi tra 5 minuti arriva? Ancora no, però ti voglio prima fare una domanda. Ecco, potresti spiegarmi un po' di più del tuo calendario? Perché oggi è il 15,5 di aprile? Perché nel mio paese si festeggia il compleanno tra un giorno e l'altro, quindi 15,5. Il Grinch invece era nato il 18,5 dicembre. Davvero? Sì, ovvio. Wow, è incredibile. E senti, dato che nel mondo normale domani sarà 16 aprile, sì, oggi nel mondo normale è il 15 di aprile. No, era ieri il 15, oggi è il 15,5. Ma allora c'è qualcosa che non va. Il mio orologio mi diceva che ieri era il 14 di aprile. No, Matti, ti stai sbagliando, come sempre. Comunque, dov'è? Ah, il regalo, intendi? Esatto. Caffè? Non bevo il caffè. Vabbè, io te lo faccio comunque, scusa. E poi, scusa un secondo, volevo chiederti un'altra cosa. Perché il tuo compleanno non è il 12 novembre, dato che tu sei nata lo stesso giorno di Ninna, visto che siete sorelle gemelle? Sì, ovvio, siamo sorelle gemelle, ma io ho deciso che il mio compleanno doveva essere oggi, quindi il 15,5 aprile. E ora, dov'è il mio regalo? Il tuo regalo? Lo vado a prendere subito. Ninna, mi senti? Ma quando torni? Ci stai mettendo tantissimo, io non so più che cosa dire a Cori. Ninna, torna subito. Ninna? Ciao Matti, come va? Sono tornata, non vedi?
Non ci posso credere che questo è vero. Hai appena comprato una moto giocattolo? Sì, questo è il regalo per Cori. Così invece di muoversi su quella scopa che ogni volta dice che non funziona, si muoverà su una bellissima moto. Non so perché, ma non credo sia il regalo perfetto per lei. Forse lo stile è un po' diverso dal suo. Cioè, nel senso, questo sarebbe il mio regalo, il mio sogno, quello che vorrei sempre. Tu invece l'hai fatto a Cori. Vabbè, senti, dobbiamo entrare, se no lei si arrabbierà. Ehi, Cori, guarda un po' qui. Ah, quella è una moto per me. Grazie. Quindi è questo il mio regalo, bello. Come si riaccende? Che rumore terribile. Ok. Cori. Ma no, ma non vedi che si sta divertendo? È proprio la moto perfetta per lei. Mi ero sbagliato. Ottimo regalo, Ninna. Ragazzi, devo dirvi una cosa. Io in realtà ho paura delle moto. Mi fanno troppo paura. Ma come hai paura delle moto? Ma scusa, Cori. È stato il regalo più brutto del mondo. Levate quella cosa dalla mia vista. Io mi prendo che queste. Che cosa stai facendo? Okay, ciao. Ninna e Matti Challenge, no, ce l'hai già! Corri! No! Aspetta un attimo, ha preferito le nostre carte a una moto? Beh, effettivamente ha ragione, sono più belle le nostre carte. È vero, se non fosse che aveva già un mazzo, vabbè. Vi ricordo ancora che in descrizione c'è il link del nostro mazzo di carte in edizione limitata. Non ancora quello della moto da corsa, solo quello delle carte.